Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, parliamo seriamente di calcio e di Juve. Allora, vabbè, c'è stata un'offerta per Alexandro, rifiutata dalla società. Ce ne sarà un'altra del Chelsea per Alexandro. Probabilmente la società la rifiuterà anche quella. Però ieri stavo leggendo un po' anche in qualche live delle domande, tipo Dybala potrà diventare una bandiera della Juve e quant'altro, altri giocatori. Allora, io vi dico di no a prescindere. Perché rispetto a quando c'erano i Del Piero, gli Inzaghi, no, gli Inzaghi un cazzo, i Zanetti, Totti, perché comunque ha finito, sì, adesso aveva una certa età, i Maldini, non hanno mai offerto a questi giocatori bandiere delle proprie squadre 9-10 milioni annui. Perché fosse successo questo, non lo so quanto avrebbero rifiutato. Questa è la mia opinione, eh. Comunque, a parte questo, quello che ci tengo a precisare, tra l'altro, vabbè, nel 2010, ad esempio, l'Inter, quando vinse la Champions League, tanto per dirvi proprio a livello europeo, è l'unica squadra probabilmente che ha vinto una Champions con gli scarti di altre top europee. Però è altrettanto vero che nel 2010, probabilmente, o 2011, sono stati gli ultimi anni che la Champions era davvero appetibile a tutti ed era davvero competitiva. Perché adesso, se vi ricordate, fino al 2011 c'era una squadra all'anno che vinceva. Adesso è da 4 anni, 5 anni che vincono quelle tre lì, da 4 anni la Coppa rimane in Spagna. La Juventus fa dei cammini allucinanti 2015-2017, nei doppi confronti tatticamente il calcio italiano è sempre ostile e ostico da affrontare, però nella partita secca, e qua bisogna essere onesti, le abbiamo prese, sia 2 anni fa sia quest'anno, le abbiamo prese. Perché è inutile dire il rigore su Pogba e il tiro che poteva andare diversamente di Tevez. Sì, nel primo tempo potevi finire sotto i 4 gol col Barcellona e contro il Real Madrid hai fatto una partita alla pari, non hai mai giocato al di sopra di Barcellona o di Real Madrid, hai al massimo giocato spezzoni di partita alla pari e il resto sei stato massacrato. Quindi, tanto per farvi capire che nella partita secca contano i giocatori forti e non conta la tattica. I giocatori forti quanto prendono? 10-12 milioni annui. Noi non possiamo andare a comprare giocatori forti, i top player delle top squadre europee. Non possiamo andare a prendere un Bale perché 10 milioni l'anno non li possiamo dare. Magari cartellino di 100 milioni, 110, quello che è, possiamo anche spendere quei soldi lì, ma non possiamo spendere quei soldi per l'ingaggio. Vuoi mettere per la pressione fiscale? Vuoi mettere perché effettivamente qui in Italia non c'è possibilità? Però è così. Quindi, cosa significa? Che essendo che non possiamo prendere quei giocatori, ecco perché quando parlo di ridimensionamento intendo questo: la società deve essere sincera con se stessa e con i tifosi, che quando si inizia, si parte a inizio anno, dice: noi, i nostri due obiettivi sono scudetto e Coppa Italia. La Champions League, ragazzi, è una cosa utopica. Davanti abbiamo tre squadre fortissime. Fortissime a livello economico e fortissime a livello di campo. Quindi non possiamo competere con quelle tre squadre. Perché arrivati in finale, abbiamo visto nel doppio confronto possiamo eliminare Real Madrid, possiamo eliminare Bayern Monaco perché siamo andati vicini così l'anno scorso a eliminarlo. Possiamo eliminare il Barcellona, ma nella partita secca la prendiamo perché abbiamo perso col Barcellona 2 anni fa, col Real Madrid quest'anno, fra 2 anni perderemo contro il Bayern Monaco così abbiamo fatto l'emplane. No, vabbè, comunque tanto per dirvi, purtroppo questo distacco, questo divario c'è e non è come 7 anni fa quando tu devi stare attento a una squadra all'anno, quest'anno in questi anni qua devi stare attento a 3-4 squadre più hai le outsider perché comunque il prossimo anno ad esempio ci saranno le inglesi, Chelsea, United e Liverpool. Più le solite tre, Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid, più le outsider che possono essere Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Quindi vedete, è un casino, è un casino.
Però ci sono quelle tre che bisogna, cioè quelle tre sono veramente fortissime. Mentre ai tempi, non so, il Milan vinse contro Bayern Monaco nel 2007. Vinse lì la Champions League. Non so se eliminò addirittura lo United quell'anno. Vinse lì la Champions League. E l'Inter nel 2010, eliminando il Barcellona, vinse la Champions League, perché il Bayern Monaco non era il Bayern Monaco di adesso. Cioè, poi gli mancava sempre o Robben o Ribéry, non mi ricordo nemmeno. Però comunque non era il Bayern Monaco di adesso. E lì, eliminando la squadra principale nel doppio confronto, avevi praticamente vinto. Perché comunque, adesso non so, pescavamo il Real Madrid quest'anno in semifinale, lo eliminavi, tanto per, però comunque, vabbè. C'era Atletico Madrid-Monaco e quest'anno forse era la più possibilità, avevamo più possibilità se pescavamo il Real Madrid nel doppio confronto, però col senno di poi siamo tutti bravi. Però 2 anni fa, ad esempio, che c'erano Barcellona-Bayern Monaco e Real Madrid, qualsiasi squadra ti capitava in semifinale, in finale ti capitava una partita secca, difficile, che perdevi comunque. Quindi questa è sempre la mia opinione. Per questo dico che i Dybala e Alexandro, questa gente qui, non finirà mai la carriera da noi. Perché? Perché almeno che la società non aumenti all'improvviso il tetto ingaggi già fino ai 9 milioni sarebbe un miracolo. E quindi puoi comprare giocatori da 9 milioni annui e aumenti anche quelli che hai già, o diventa difficile a comprare giocatori forti. E questo, secondo me, i giocatori all'interno della squadra, della società, lo notano, e a un certo punto anche un Dybala può venirti a bussare alla porta della società e dice: guarda, io sono contento di aver vinto tutto, di aver vinto tantissimo qui in Italia, però a un certo punto voglio vincere a livello europeo. E sono sincero, qui non vedo un futuro europeo, cioè arriviamo sempre lì ma perdiamo. Poi possiamo dare la colpa a Dybala stesso, però è tanto per farvi capire che la colpa non è mai solo di un giocatore, perché avevamo comunque Dani Alves. Dani Alves probabilmente, ripeto, ha detto la coglionata perché l'ha detta, però quello secondo me intendeva dire su Dybala. Però non doveva dirlo lui, perché comunque era ancora ed è ancora giocatore della Juventus. Ma è lo stesso discorso che dicevo l'anno scorso, quando i napoletani si incazzarono per Higuaín, i romanisti per Pjanic. Cioè, è inutile che vi incazzate con i giocatori. Io mi incazzerò con la società se un Dybala, se un Alexandro andranno via. Perché dirò: la società non li ha assicurati, rassicurati, rassicurati di poter vincere a livello europeo. Allora, quando parlo di ridimensionamento, parlo di questo. Siate sinceri con i giocatori vostri, con voi stessi, parlo della società e con noi tifosi. Perché è inutile illuderci che possiamo vincere la Champions League quando facciamo un percorso incredibile e non arrivi in finale ogni anno. E poi in finale vedi la differenza tra chi prende 10-12 milioni annui e chi ne prende 7. Tutto qui. Chi prende 7, 3 o 4. Alla fine dicono i soldi non vanno in campo, però se un giocatore viene pagato 10-12 milioni annui, di certo non viene pagato così tanto Padoin, viene pagato un Bale, un Cristiano Ronaldo. E ripeto, questa cosa qui i giocatori alla Juventus lo sentono, lo vedono, lo notano. Danno un periodo alla società per vedere se nel giro di 2-3 anni aumentano il tetto ingaggi e prendono giocatori top anche dalle top europee, se no, a un certo punto, dopo 2-3 anni, i giocatori della Juventus per questo se ne vanno. E per questo io mi incazzo non con i giocatori, ma mi incazzo con la società, perché dico: allora ci prendete per il culo noi, prendete per il culo i giocatori e vi prendete per il culo anche voi stessi. Siate sinceri e viviamo tutti meglio, tutto qua. Vinciamo in Italia, sono contentissimo perché dopo il 2006 a me va benissimo, però non voglio illusioni da parte della società. Perché questo è il dato di fatto, ragazzi, questa è la realtà. Tutto qua. Quindi no, non ci saranno bandiere alla Juventus, come non ci saranno da nessun'altra parte in questo periodo storico del calcio. Buona giornata a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus, spero di essere stato chiaro.
Ciao a tutti. Ah, ultima cosa. Purtroppo vabbè, c'è gente che pensa di essere perfetto. Perfetti. E qua chiudo veramente. Ricordatevi che c'è stata una persona perfetta ed è stata crocifissa. Quindi non stai andando in giro a dire che sei perfetti, perché non si sa come va a finire, eh? Boh. Buona giornata a tutti.